Perché non ti tappi la bocca, stupido russo? Ok, facciamolo. Salve, ragazzi. Come va? A che razza di gioco credi di giocare, ragazzino? Lasciaci andare adesso e forse riuscirai a uscirne vivo. Sto morendo di fame. Non hai intenzione di darci del cibo? Amico, a Shawshank i detenuti li trattano meglio. A quest'ora i Sandretti si staranno già chiedendo perché non ci facciamo sentire da così tanto tempo. Non ci vorrà molto perché mandino qualcuno a cercarci. Preparati, verme. Ehi, penso di avere pagato il mio debito con la società. Perché non mi lasci uscire, così potrò reintegrarmi nella società? Per prima cosa credo che massacrerò tutta la tua famiglia. Perché non ti tappi la bocca, stupido russo? Vedi di piantarla, sguercio. Avanti, ragazzi, non litigate. Due compagni di cella dovrebbero andare d'accordo. Fatto. Ora ho le voci registrate di questi due. Ehi, salve, Gina. Johnny! Mi hai preso in giro, sguardrina. E ora morirai per questo. Ora capirai che cosa può essere. Svegliati! Svegliati! Calmati, stavi dormendo. Era soltanto un incubo. Sì, è stato terribile. Johnny ritornava dalla tomba per uccidermi. Forza, adesso è tutto finito. Sì, meno male che sei arrivato tu a salvarmi da Johnny. Sai, non sembri più arrabbiato con me. Senti, lasciamo perdere quella storia. Ascolta, ho preparato un piano che ci permetterà di tenerci il denaro e di liberarci per sempre dei Sandretti. Devo registrare la tua voce mentre dici questa frase. Maledetti bugiardi assassini. Lo avete ucciso e ora volete tenervi tutto il denaro. Certo, ma perché? Spiegamelo, per favore. Non c'è tempo, Gina. Fidati di me e basta. Forza, facciamo una prova prima di registrare. Ti ripeto la frase. Maledetti bugiardi assassini. Lo avete ucciso e ora volete tenervi tutto il denaro. Maledetti! Siete degli assassini! Lo avete fatto fuori, adesso volete tenervi i soldi per voi. Non era un granché, Gina. Quando mi hai mentito sei stata molto più convincente. Avanti, riprova. Maledetti bugiardi assassini! Lo avete ucciso! E ora volete tenere il denaro tutto per voi. Già meglio. Ma ancora non ci siamo. Prova ancora una volta. Maledetti bugiardi assassini! Lo avete ucciso e ora volete tenervi tutto il denaro! Certo, non vincerai un Oscar per questo, ma può andare. Aspetta, preparo il registratore e poi la ripeti un'ultima volta. Maledetti bugiardi assassini! Lo avete ucciso e ora volete tenervi tutto il denaro! Ok, vado. Non c'è tempo da perdere. Preparati, tornerò fra poco. Poi andremo a recuperare il denaro. Non hai intenzione di svelarmi il tuo piano? Dopo lo farò. Te lo prometto. Adesso però devo proprio andare. Va bene, ma non metterci troppo, per favore. No, non ti preoccupare. A presto. Ciao. Ora è tutto registrato. Dovrei portare il registratore a Sushi il prima possibile, così che possa attuare il piano. Ehi, Sushi! Ciao, hai le registrazioni? Sì, le ho tutte quante. Eccellente! Lascia il registratore sul tavolo e dammi un'oretta per organizzare tutto quanto. Come vuoi. Ci vediamo fra un'ora. Ciao! Mi sembra che un'ora sia passata.
Tutto a posto? Tutto a posto. Senti. Brian, sei una lurida carogna. Che te ne pare? Fantastico, Sushi. E hai detto che sono io quello incredibile? Tu sei stupefacente. Beh, non è niente di eccezionale. Ho usato la voce di Gustav dal momento che mi è sembrato quello che tira le fila dello show. Faremo una telefonata usando il mio computer, ma il programma farà in modo che loro credano di riceverla dal numero di cellulare di Gustav e Feodor. Ho anche modificato il parlato di Gina, aggiungendo gli effetti sonori di una sparatoria. Muoviamoci e speriamo che vada tutto bene. Ne sono sicuro, Sushi. Mi fido di te. Era ora. Che cosa diavolo succede? Li abbiamo presi. Bene, gli avete strappato le informazioni che ci servono. È proprio come sospettavamo, capo. Johnny ha detto a quella sciattona dove ha nascosto il denaro prima che lo togliessimo di torno. Lo sapevo. Allora, cosa mi dici dei contanti? Li avete recuperati? Cattive notizie, capo. Il denaro è andato. Cosa? Che cosa vuol dire il denaro è andato? Lasciate che vi spieghi, capo. Quando siamo arrivati qui e abbiamo trovato quel tizio e la sua amichetta, abbiamo deciso di seguirli di nascosto. Sapete, per vedere se ci portavano direttamente ai soldi. Eh? E ha funzionato, capo. Li abbiamo seguiti in una vecchia miniera abbandonata, dove apparentemente Johnny aveva nascosto il bottino dopo il colpo. Li abbiamo colti di sorpresa mentre uscivano dalla miniera con due grandi bauli. Ma quell'idiota di Feodor, come al solito, ha iniziato a sparare troppo presto! Stupidi idioti incompetenti. Feodor li ha mancati e quelli sono rientrati nella miniera. Li abbiamo inseguiti e li abbiamo intrappolati in fondo a un tunnel pieno di casse. Casse di dinamite, accidenti! Ho gridato a Feodor di non sparare, ma quello stupido russo aveva già usato tutto il caricatore della sua arma. In un secondo quel posto si è tramutato in un inferno. Siamo riusciti a malapena a salvare la pelle. Stupidi idioti! L'intera miniera è saltata in aria con la ragazza e l'idiota dentro. E con il denaro, purtroppo. Mi dispiace, capo. Visto com'è ridotto il posto, non c'è alcuna speranza di recuperare i soldi. Maledetti bugiardi assassini! Lo avete ucciso e ora volete tenervi tutto il denaro! Cosa è stato? Gustav, dannato impostore! Era la ragazza quella che gridava! Gustav! Gustav! Non riuscirai a rubarmi neanche un soldo! Perfetto! Il dado è tratto! Grande! Oh, grazie per avermi chiamato idiota. Spiacente, ma doveva essere una telefonata credibile. Non importa, è stato davvero fantastico. Veramente, perdona la mancanza di modestia, ma ho fatto un ottimo lavoro. E ancora non ti ho detto della ciliegina sulla torta. Quale ciliegina? Ascolta, e cerca di non buttarti a terra per baciarmi i piedi. Sono entrata nella rete di una banca svizzera e ho creato un conto a nome di Gustav e Feodor con un bilancio di 20 milioni di dollari. Ho stampato un estratto conto e l'ho infilato nel portafogli di Gustav. È nascosto bene, per cui non verrà trovato prima del momento giusto. Domani ordinerò a Oscar di far uscire i killer di prigione, di bendarli e portarli lontano da qui. Gli dirò di abbandonarli lungo qualche autostrada, ma di restituirgli le loro cose prima di lasciarli lì. Secondo me, i Sandretti non ci metteranno molto a trovarli. E non vorrei essere nei loro panni quando quei mafiosi troveranno l'estratto conto della banca svizzera. Semplicemente brillante, Sushi. Sei una sorpresa continua. L'unico problema è che dovrò dare a Oscar la macchina dei criminali. Pensavo di usarla per passare a prendere Gina e andare direttamente alla Mojave Bank, prima di essere colto da un attacco di panico. Oh, prendila pure, non importa. Oscar domani userà uno dei miei Hammer. Uno dei tuoi Hammer? Sì, ne ho tre nel granaio. E così il problema è risolto. Comunque, lascia che ti dica una cosa. Odio gli addii. Mi metto sempre a piangere. Per cui preferisco starmene davanti al mio computer, senza vedervi partire. Grazie di tutto, Sushi. Non ti dimenticherò mai. Addio, Brian. E torna pure a trovarmi. Spediscimi qualche email, magari. Il mio indirizzo è sushidouglas@hotmail.com. Ti scriverò di sicuro, Sushi. Addio. Addio. C'è
Sceriffo, devo andarmene subito. Ho qualcosa da fare altrove. Prenderò l'auto dei prigionieri, va bene? Certo, le chiavi sono nel quadro. A proposito di questi due, limitati a eseguire gli ordini di Sushi Douglas. È il sindaco di Douglasville. Lo farò. A presto, Oscar. Adios, amigo. Addio, Brian. Ci mancherai. Un tipo allegro, vero? Cosa?